La contatto dal reparto gestione e controllo pratiche. In merito all'utenza luce, gestisce lei? L'utenza luce dove, dottoressa? Sì, nella contattiamo via Mazzoli, numero 5. Nella contattiamo perché ci risulta che lei ancora deve effettuare il passaggio sul Mercato Libero, giusto? Sì. Ok, noi la stiamo contattando perché tramite noi, visto che siamo del reparto gestione e controllo pratiche, le possiamo consigliare quale distributore le possa dare il prezzo più basso. E tra l'altro sarebbe un passaggio gratuito, signor Vanni. Sì, dica pure. Allora, lei si trova a via Mazzoli numero 5. Allora, ci sono diversi fornitori. C'è il fornitore Enel Energia che le va a bloccare il prezzo della luce a 0,12 centesimi al kilowatt, c'è il distributore Onda che le va a bloccare sempre in fascia monoraria, che le va a bloccare il prezzo della luce a 0,13 centesimi al kilowatt, poi c'è il distributore Edison che glielo va a bloccare a 0,16 centesimi, c'è Duferco che glielo va a bloccare a 0,17 centesimi e c'è il distributore, signora, adesso sto vedendo, c'è il distributore Optima che le va a bloccare il prezzo della luce a 0,8 centesimi al kilowatt e in più le dà la possibilità di fare la portabilità anche ad un cellulare, ad una SIM, dove ha minuti illimitati verso tutti, 200 SMS e 100 giga, signore, sempre compreso nel pacchetto della luce. Quindi la SIM è gratuita. Immagino che lei con la SIM quanto paga al mese, signore? Non lo so, signore, perché si occupa poi mia moglie di queste cose. Comunque, dottoressa, no, Ok, mi scusi, io mi sono segnato, stavo prendendo appunti sì. sulla sua offerta. Mi può lasciare una mail che la ricontattiamo? No. Signora, io la posso contattare? Se mi dice quando la posso contattare, io sono Rosaria De Angelis, ha parlato con me, Da la dove posso contattare mi chiama, dal dottoressa? reparto gestione e controllo No, pratiche, signore, noi dico la stiamo da gestendo. dove? Da Reggio Emilia, da dove? Non ho Da capito. dove mi parla lei? Ah, io la chiamo da Milano, Ah, signore. bene, bene. Senta, no, mi chiami dottoressa perché io adesso sto lavorando e poi devo provare a dormire, devo staccare fino a stasera. Sì, a che ora la posso chiamare? Guardi, da domani pomeriggio dopo le 15. Ok? Ok, allora ci sentiamo domani alle 15:30, va Bravissima, bene? la ringrazio A molto. domani, signorina. Arrivederla, arrivederla, grazie, anzi. Quanto lontano. Chi è questo?